Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero un consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento del tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato il campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. Ad ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo?» Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per il vino. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avete a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba», chiese loro Pilato. «Ma allora che farò di Gesù, chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!» Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti al folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi
inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggere. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fieno e glielo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna nel foglio aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ci mettiamo a ginocchio. Ci sono.
un bravo prete della nostra diocesi, Don Giovanni Moioli, che dopo aver insegnato a generazioni di seminaristi fu crocifisso dal cancro a 53 anni, così disse una volta: non abusiamo della parola croce, non chiacchieriamola. Chiediamo al Signore semplicemente di dirla di fronte al nostro dolore e al dolore degli uomini. Tengo caro in questo momento questa raccomandazione contro la retorica. Cerchiamo adesso di rivivere insieme ciò che già ieri sera abbiamo iniziato a raccontarci per amare di più Gesù, per contemplare il mistero della nostra salvezza e proprio per riflettere con fede sulla sua morte in croce in rapporto ai nostri dolori, al dolore di tante altre persone. Concentriamoci adesso sui sentimenti di Cristo Gesù. Solo così riusciremo a coltivare anche noi gli stessi sentimenti adesso, ed è importante questo, ma per poi riviverli, coltivarli, quando prima o poi le croci arriveranno o stanno già arrivando nelle nostre vite. San Paolo diceva: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. E allora ci chiediamo: quali furono i sentimenti di Cristo durante la passione? Per intuirlo partiamo da quello che appariva alla gente sotto la croce. La morte di Gesù non appariva come un gesto d'amore, appariva come la morte di un rifiutato, di un reietto, di un terrorista. Quella era una morte separazione, separazione da Dio, separazione dagli altri, almeno per tre motivi. Il primo è del tutto evidente: la morte è sempre una separazione, anche per noi cristiani che pure crediamo nella risurrezione. Quando la morte tocca qualcuno dei nostri cari, sentiamo che qualcosa viene lacerato nel nostro cuore. Anche noi cristiani vediamo che certi legami su cui abbiamo scommesso la vita e si allentano in quel momento. Tanto più la morte era separazione prima di Cristo. Per pagine e pagine dell'Antico Testamento era chiaro che chi moriva era separato. Separato dagli altri esseri umani, separato addirittura da Dio. Almeno per la mentalità antica in Israele, il defunto finiva nel regno dei morti ed era come una larva, sopravviveva come un'ombra. E da quel mondo il defunto non poteva mettersi in contatto con gli altri, con le altre persone, con i propri cari, ma neppure elevare qualche preghiera a Dio. Era finito, separato. Ma poi la morte di Gesù è morte e separazione per un altro motivo. È la morte del condannato a morte. La morte per Gesù è stata una pena capitale. Gesù è stato condannato proprio perché il suo popolo, almeno alcuni, non voleva avere a che fare più nulla con lui e non ha trovato un modo più radicale per non avere a che fare con lui, per separarsi da lui, che condannarlo a morte. E infine il terzo motivo per cui la morte di Cristo è la morte del separato. Gesù muore crocifisso e sulla crocifissione pendeva una maledizione terribile di Dio. La legge di Dio prevedeva che chi facesse quel tipo di morte fosse maledetto da Dio stesso. Dunque, in quanto crocifisso, Gesù muore agli occhi della gente come uno che era stato allontanato il più possibile dal popolo di Dio, ma più radicalmente ancora da Dio. Ed è precisamente per questo che gli avversari di Gesù, l'avete sentito, spinsero il governatore romano a crocifiggerlo, perché quella morte e separazione falsificava tutto quello che aveva detto Gesù. Io sono il figlio di Dio, io sono in comunione totale con Dio, sono venuto a portare il regno di Dio, la salvezza di Dio. Quelli che passavano sotto la croce lo insultavano dicendo: se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce.
perché altrimenti come puoi tu, che sei maledetto da Dio, separato da Dio, identificarti con il Figlio di Dio in comunione con Lui? Se sei il Messia inviato da Dio, come mai muori maledetto da Dio? Se non scendi dalla croce è inutile, non sei credibile. Ebbene, di fronte a questo tentativo dei suoi avversari, tentativo estremo di falsificare tutto il suo Vangelo, tutta la sua bella notizia, no? Cristo in quel momento si affida al Padre, vuole morire nonostante tutto in comunione con il Padre. Attenti, perché tante volte noi, leggendo questo brano bellissimo del Vangelo peraltro, lo appiattiamo perché diciamo sì, vabbè, 3 ore, poi si sa, ha vinto la morte. No, Gesù in croce, vero uomo e vero Figlio di Dio, si trova in un vicolo cieco, cioè per continuare ad annunciare il regno di Dio, un regno in cui Dio offre sempre e soltanto salvezza agli uomini, senza mai imporsi a loro, senza mai violentare la loro libertà. Gesù deve rimanere inchiodato a quella croce. Se Gesù fosse sceso miracolosamente dalla croce, avrebbe imposto se stesso, avrebbe imposto Dio. Vedi Dio? Prova a toccargli il figlio, poi vedi cosa succede. Si scatena, come pensavano tutte le altre religioni. Gesù deve rimanere in croce, ma se Gesù fosse rimasto in croce, come di fatto è avvenuto, sarebbe stato soppresso. Ma come la salvezza di Dio, il regno di Dio, avrebbe potuto continuare a diffondersi tra la gente? Prima era lui che portava salvezza, la salvezza di Dio. Chi lo incontrava veniva liberato da ogni forma di male, faceva del bene a tutti e così faceva conoscere il vero volto di Dio. Ma come il vero volto di Dio, come il regno di Dio sarebbe potuto continuare a venire se suo figlio veniva crocifisso, se moriva in croce? Ecco il vicolo cieco. E Gesù in quel momento vuole rimanere in comunione con Dio. Padre mio, aveva detto nel Getsemani, se questo calice non può passare da me, sia fatta la tua volontà. È il supremo atto di obbedienza filiale di Cristo al Padre. Perché pregando così, Gesù dice al Padre, fai tu, cerca tu il modo concreto attraverso cui la salvezza di Dio, la tua salvezza, possa arrivare alla gente anche se viene fatto fuori, ammazzato per sempre tuo figlio, che fino a questo momento aveva portato la salvezza agli altri. Umanamente parlando, questo è impossibile. Eppure Gesù lascia al Padre di determinare lui, non mette alcuna condizione, nemmeno quella di continuare a vivere per far del bene, per annunciare Dio. Ma allora cosa ci insegna Gesù in questi giorni pasquali, in cui stiamo cercando di coltivare nel nostro cuore i suoi sentimenti? E Gesù ci fa far memoria del suo modo di morire e quindi del suo modo di vivere. Nemmeno sulla croce Gesù si è rivoltato contro Dio. La sua sofferenza in quel momento era dovuta proprio al fatto che percepiva una certa lontananza di Dio. Io sono rimasto qui, Padre, fedele a Gerusalemme, non sono scappato dal Getsemani in Galilea, sono rimasto qui per fare la tua volontà, per far vedere il tuo volto, che è un volto di amore sempre. Ma tu, Abba, tu papà, dove sei adesso? Adesso che questi mi stanno mettendo a morte. E ha gridato Gesù verso il cielo, non si è rassegnato al male. Di fronte a quel silenzio assordante di Dio, di fronte al quale tante volte noi sì ci rivoltiamo, noi sì ci rassegniamo al male, alle malattie, a quello che gli altri ci fanno.
Gesù no, Gesù ha gridato, perché va bene tutto, ma perlomeno avrebbe voluto sentire un po' di più Dio vicino. Con Dio vicino, le cattiverie degli altri diventavano per lui più sopportabili. E invece niente. Allora capite quel grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E in quel grido di Gesù, noi, quando ci troviamo in certe situazioni crocifiggenti, possiamo mettere le nostre grida, i nostri gemiti, a condizione però che coltiviamo nel nostro cuore gli stessi sentimenti suoi, cioè non ci rivoltiamo contro Dio, non ci rassegniamo al male, non ci arrendiamo di fronte ai torti ingiusti che gli altri ci fanno o a certe disgrazie che ci capitano nella vita. Perché? Perché quel grido di Gesù era un salmo, una preghiera per rimanere in comunione con Dio. Una preghiera, andate a rileggerlo, è il Salmo 21-22. Una preghiera che inizia come un De Profundis: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma piano piano diventa un Magnificat. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Tu sei il Dio della vita. E quel salmista aveva fatto l'esperienza di un Dio che era intervenuto a salvarlo. Per questo aveva scritto quel salmo. E Gesù voleva dire tutto il salmo, poi non ce l'ha fatta, lo sapete. Lo sapete perché è morto di asfissia Gesù. Ma voleva arrivare al termine di quel salmo. Voleva arrivare a dire: io so che tu, Padre, sei capace di far venire salvezza, il tuo regno per tutti i popoli, anche per questi che mi stanno sopprimendo. Non abbandonarmi, Padre, e non abbandonare nemmeno loro. Trova tu il modo di perdonarli, di salvarli. Sia fatta non la mia, ma la tua volontà, che è il bene. Io non lo vedo adesso tutto, ma è il bene. Sia fatta la tua volontà. E Dio, Dio Padre, era lì e agiva dentro Gesù. Agiva da dentro attraverso lo Spirito Santo. Cioè, a dare misteriosamente ma realmente al figlio la forza di continuare a dare amore mentre gli altri gli facevano del male. Era proprio il Padre, attraverso lo Spirito, che aiutava Gesù nel suo cuore. E lo Spirito ha rinvigorito in fondo questi due sentimenti che anche noi, soprattutto in certe stagioni della vita, dobbiamo lasciarci rinvigorire dallo Spirito di Gesù: arrendersi totalmente a Dio, continuare ad aver fiducia in Lui, costi quel che costi, e ricevere da Lui la forza di resistere al male, di vincere il male che magari ci fanno con il bene. Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. Comprendiamo allora come la morte di Gesù non è la morte del separato, appariva così, ma è la morte di colui che ha voluto rimanere sempre in comunione col Padre, con la volontà del Padre: va figlio mio, salvameli tutti. E lui vuole rimanere in contatto con tutti, non separato dagli altri. Gli altri volevano separarlo, lui vuole rimanere con. Allora capite la risurrezione. Dio che, partendo da questi due sentimenti nel cuore del figlio, lo libera dal buco nero della morte. Perché? E perché la volontà del Padre è questa: rimanere sempre in comunione col figlio e in comunione con ciascuno di noi quando si attacca al figlio. Io direi, in queste ore meditiamo in silenzio, senza troppe parole, senza retorica, meditiamo sulla morte del figlio. Continuiamo a rivivere in queste sante ore la morte di Gesù.
e lo facciamo in contatto con tanti sofferenti, anche della nostra parrocchia, ma del mondo, con in fondo una preghiera nel cuore. Sento, Signore, che patisco, ma non sono da solo, sono in buona compagnia, la migliore possibile, la Tua. E così io gemendo, Tu tacendo, ma in croce entrambi abbiamo trasportato una cosa preziosa dal buio, ecco la nostra chiesa che prima si era tutta spenta, dal buio, dal sottofondo dell'umano, abbiamo portato su un forziere colmo di un tesoro, dove da adesso in poi si sprigionerà luce, calore, dal nostro cuore, luce, calore, amore. Si sprigiona per chi? Per che cosa? Non lo so, ma alla fine non importa, lo sai tu e questo mi basta. Così sia per noi.